Cos'è la verità? Un ideale astratto? Un quadro che ricostruiamo combinando ogni informazione che abbiamo? O un dipinto che accetta anche i buchi come propria parte integrante? Questo è il fil rouge che London Studios sembra aver voluto seguire nel suo ultimo thriller interattivo, Erica. La narrazione ci vede nei panni di Erica Mason, giovane donna che, a causa dei poteri divinatori ereditati dalla madre, rimane invischiata in un culto la cui figura centrale ricalca liberamente quella della pizza greca. Come l'introduzione stessa non tarda a chiarire, avremo bisogno di più run per districare davvero il bandolo della matassa, cosa che porterà, soprattutto per chi punta al completismo, a passare in compagnia di Erica circa una decina di ore. Quella che a primo acchito può sembrare una cosa positiva, all'atto pratico scivola però nei soliti inciampi che caratterizzano i prodotti di questo tipo. L'illusione crolla e inevitabilmente si sbatte il muso contro una realtà fatta di scelte irrilevanti o artificiose. In alcuni casi, infatti, salteremo semplicemente qualche scena o raccoglieremo entrambi gli oggetti in un cassetto qualora dovessimo optare per quello, tra virgolette, sbagliato. Il problema più grosso però è che queste alternative, anche fossero più curate, non costituirebbero un rimedio ad un racconto che manca dei tempi e dei modi necessari ad uno sviluppo coerente. La premessa è intrigante, ma la sensazione finale è di aver comunque assistito ad una piccola storia estrapolata da un contesto più ampio. Per quanto riguarda il gameplay, Erica prevede due tipologie di interazione, quelle ambientali, da eseguire mimando i fasci di luce a schermo, e quelle di dialogo, in cui la risposta dovrà essere selezionata muovendo un cursore. Potremo interagire aiutandoci con una companion app, scaricabile sul nostro smartphone Android o iOS, o, in alternativa, sfruttando il trackpad del DualShock 4. Se è vero che la scelta funziona nel contesto delle interazioni ambientali, non possiamo dire lo stesso nella selezione delle opzioni di dialogo. Queste non compaiono sullo schermo dello smartphone né tantomeno sono associate a un tasto del controller. Una scelta scomoda che non solo manca di sfruttare le potenzialità basilari di uno smartphone, ma che palesa una natura meno studiata rispetto a quella di giochi simili, come ad esempio Hidden Agenda. Come potrete immaginare, il problema grava ancora di più nel caso in cui abbiate problemi di coordinazione mano-occhio e sono totalmente assenti, per giunta, opzioni dedicate nel menu di accessibilità. Sotto il profilo prettamente registico, Erica si presenta come un discreto ibrido film-videogioco, più film che videogioco in realtà. Questa sua natura talvolta risulta però essere più un elemento castrante del linguaggio filmico che una freccia in più nella sua faretra. L'esigenza di avere sempre in scena la protagonista limita immensamente la varietà delle inquadrature possibili e, di conseguenza, i mezzi a disposizione per la messa in scena dell'opera. Anche la recitazione, purtroppo, non convince appieno. Causa anche di una protagonista che in qualche occasione finisce per esagerare fin troppo le proprie reazioni emotive, mentre in altre, al contrario, appare eccessivamente distaccata. Erica, in conclusione, è un'avventura interattiva che ci sentiamo di consigliare solo se amate particolarmente il genere, o se cercate un passatempo per riempire una serata o due, cosa che effettivamente ben si concilia con il prezzo di listino, di soli 10 euro.